Buonasera e bentornati anche per questa settimana a Nebrodi in campo. Ci siamo anche questa settimana con la puntata 9 di Nebrodi in campo. Settimana interessantissima, ormai siamo al giro di boa per quanto riguarda i campionati di prima, seconda e terza categoria. Infatti mancano solo 180 minuti nel campionato di prima e seconda categoria e poi vedremo chi sono le squadre che chiuderanno in testa ai gironi proprio di competenza. Mentre per quanto riguarda la terza categoria siamo a metà, infatti mancano ancora 4 turni. Ma cominciamo subito a vedere che cosa è successo nel primo dei tre campionati che andremo ad analizzare come al solito, come ogni settimana, ovvero nei campionati di prima categoria. Vi ricordo come al solito che relazioneremo il girone B, il girone C e il girone D di prima categoria. E cominciamo quindi subito con il primo, ovvero il girone B, che alla vigilia di questa della giornata numero 11 vedeva ancora il Ciminna in testa alla classifica, impegnata in casa contro la Termitana. E subito dopo le immediate inseguitrici che erano subito dietro, in esterno l'Acque Dolcese e il Casteldaccia, mentre la Castelbonese giocava proprio in casa, aveva un turno sulla carta più agevole. Quindi vediamo che cosa è successo nel campionato di prima categoria girone B, proprio con i punti redatti dalla nostra redazione, e per quanto riguarda quelli di prima categoria ci affidiamo al nostro amico Andrea Gaudio. Quindi partiamo subito alla grande con il punto girone B prima categoria. Nel campionato di prima categoria, girone B, l'undicesimo turno non riserva particolari sorprese. La vetta della graduatoria rimane sempre del Ciminna, che in uno degli anticipi del sabato ha ragione del proprio fortino della Termitana 1952, grazie alla rete messa a segno da Ferrara. Delle immediate inseguitrici tiene il passo solo la polisportiva castelbonese, che rifila una cinquina di reti al Città di Castellana. Capizzi e due doppiette della prima ditta, Città e Antista, riempiono il tabellino. Frenano le altre due inseguitrici, Casteldaccia e Quercese, che impattano con il medesimo risultato 1-1 in trasferta. I palermitani sabato non riescono a superare gli ultimi della classe delle atletico finali. Rete di Di Noto per i padroni di casa e Castelli per il Casteldaccia. I messinesi invece sono costretti a rincorrere il Villabate, andato in vantaggio ad inizio ripresa con Balistreri, solo sul finire di gara pareggia Di Marco. Risale in classifica il Campofelice Calcio, che si riscatta della sconfitta la settimana precedente andando ad agguantare l'unica vittoria esterna della giornata, proprio a Lentini di Mistretta. Gara intensa e molto nervosa, con 4 espulsioni finali, e risultato che premia gli ospiti per 3-2. Doppio vantaggio a Mastradino nel primo tempo ad opera di Pruidiciarella e Lavia, ripresa con sorpasso firmato Nicchitta su penalty, Bellante e Zito in zona Cesarini. Porta bene il derby messinese al Città di Sant'Agata, di Militello, che riassapora il gusto della vittoria dopo 8 turni ai danni della Stefanese 2-0, con reti di Gaglione su... Regolare la marcia del Ciminna, che riesce a vincere anche se di misura in casa e quindi rimane in testa alla classifica. Frenano due delle inseguitrici con l'Acque Dolcese, che non riesce a vincere con una gara abbordabilissima. L'unica cosa che possiamo dire per quanto riguarda questo girone è la vittoria del Città di Sant'Agata Militello dopo tanto tempo, quindi una boccata d'ossigeno per la formazione santagatese, che riesce proprio a vincere una gara importantissima. E soprattutto urgono dei provvedimenti proprio per il Mistretta, perché si sta imbarcando in una situazione veramente molto ma molto difficile. Sicuramente a breve dovrebbero avere ottimi risultati, altrimenti la situazione si complicherebbe del tutto. E passiamo avanti, andiamo a vedere cosa è successo nel campionato, nel girone successivo, ovvero il girone C, che abbiamo sempre detto che è un girone entusiasmante, dove ci sono delle novità di settimana in settimana, e quindi ne abbiamo visto e ne vedremo delle belle anche in seguito. Alle vigilia di questa giornata, vi ricordo l'undicesima, le capoliste erano due, il Sinagra e la Futura. Sinagra, che aveva lo scontro al vertice a Sant'Angelo di Brolo contro la Sant'Angiolese, e la Futura, che andava ad giocarsi un derby importantissimo contro la Sparandina. Che cosa sarà successo? Chiediamolo di nuovo ad Andrea Gaudio, scusate, e quindi ci relazionerà su ciò che è successo nelle giornate di sabato e domenica per l'undicesimo turno del campionato di prima categoria girone C. A due turni dalla fine del girone di andata, il campionato di prima categoria girone C ha di nuovo una sola capolista, la Futura Brolo di mister Carmelo Ricciardello. Gli Aquilotti riescono solo nella ripresa a domare una Sparandina ormai mestamente ultima in classifica. Scaffidi Argentina e Gioitto in contropiede, i marcatori brolesi.
Cade l'altra capolista Sinagra Calcio nel match del Caldarera di Sant'Angelo di Brolo contro i locali della Sant'Angiolese. Gara aperta dal rientrante Stefano Pintaudi all'inizio e chiusa all'88esimo da Spinella. Subito dopo la Monica neutralizza pure un rigore ospite. Altro match di giornata interessante, ma che delude le aspettative, si è giocato ad Olivarella tra Bastione, Del Mela e Aquila. Gara sentitissima che produce poche emozioni e soprattutto nessun gol. Gol ed emozioni che si susseguono invece a Longi, dove i locali non riescono a superare l'iniziativa, concludendo la gara sul 2-2. Apre Frusteri per i longesi, pareggia il capocannoniere Svezia, giunto a quote 9 reti, ripresa con locali ancora avanti grazie a Calcò e definitivo pareggio di Campochiaro. Altra gara tra due delle squadre più in forma del momento, quella andata in scena allo Zigari di Barcellona, dove la Virtus Capodorlande vince la terza gara consecutiva ai danni dell'Orsa Barcellona, reduce da 3 vittorie consecutive. Aliquo per i locali, pareggia il solito Marco Latorre, gol vittoria di Rocchetta nella ripresa. Ossigeno puro dopo il cambio in panchina per il Valle del Mela, 1-0 contro il San Basilio alla quinta sconfitta consecutiva, match winner lo Monaco sul finire di gara e 3 punti d'oro che mancavano da 5 turni. Ultima gara di giornata, il derby tra Pro Falcone e Città di Oliveri, che termina a reti inviolate e con pochissime emozioni. Iniziativa Bastione e Sinagra Calcio Longi, i match da non perdere la prossima settimana. Erano due le capoliste, come avevamo detto, ne è rimasta una, infatti la Futura riesce ad espugnare il campo di Castellumberto e rimane da sola in testa alla classifica. Giornata interessantissima, soprattutto con delle gare che hanno visto ancora la Virtus Capodorlando, come dicevamo, da menzionare, perché con Pippo Fichera la squadra vola ed è la terza vittoria consecutiva. L'unica gara che non ha dato risalto, diciamo, alle aspettative della vigilia è stata quella fra Aquila e Bastione, chiusa con lo 0-0. Ma c'erano anche altre due partite interessantissime, ovvero Pro Falcone, Città di Oliveri e, come abbiamo più volte detto, Sant'Angiolese Sinagra, che erano sicuramente tra i match più importanti della settimana. E infatti noi di Nebro d'Incampo, con l'aiuto di collaboratori esterni, abbiamo realizzato due servizi che ci hanno aiutato proprio questi collaboratori esterni e li andiamo di seguito a vedere. Ovvero, come dicevo, Pro Falcone Città di Oliveri, che era un derby che ritornava dopo 15 anni, e l'altro match interessantissimo del Caldarera di domenica, quello proprio fra Sant'Angiolese e Sinagra Calcio. Vediamo un po' che cosa è successo e poi ... faremo un breve commento. Nonostante il risultato d'occhiali, lo 0-0 del Comunale, il derby che tornava in scena dopo oltre 15 anni di assenza tra il Pro Falcone e l'Oliveri, ha emozionato tutti gli spettatori presenti. Vibrante e bello da vedere, anche se con poche azioni da rete. Un punto alla fine che soddisfa maggiormente i nero-verde ospiti, mentre i padroni di casa sciupano ancora una ghiotta occasione per scalare posizioni di classifica. Nella prima frazione di gioco scarna la cronaca, tanto che per vedere il primo tiro verso lo specchio della porta bisogna attendere il minuto 43, quando l'Oliveri, con un tiro dalla bandierina operato da Miano, costringe il portiere Munafo a smanacciare sulla linea di porta la minaccia. L'estremo di casa deve compiere gli straordinari anche 60 secondi più tardi, deviando in tuffo un calcio piazzato dai 20 metri battuto da Chiofalo. Nella ripresa si aspetta la pronta reazione del Pro Falcone, ma in apertura sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi su palla inattiva, con Munafo bravo a bloccare in tuffo la conclusione di Sgro. Scampato il pericolo, i padroni di casa provano a riorganizzarsi, al minuto 76 costruiscono la prima vera palla gol dell'incontro con il neo entrato Truglio, il cui sinistro si perde di pochissimo sopra la traversa. L'11 di Fazio prende coraggio e 8 minuti dopo si rende nuovamente minaccioso con la spada, che a tu per tu con Bertino non riesce a superarlo, facendosi chiudere ottimamente lo specchio della porta dall'estremo avversario. La gara poi scorre via senza particolari sussulti, ma al minuto 95 si riaccende improvvisamente con l'Oliveri che potrebbe fare su il derby con l'ex di turno Stroscio. Il neo entrato però a due passi dalla porta calcia clamorosamente alto sopra la traversa. Finisce quindi senza vinti né vincitori, con il Pro Falcone che sale in classifica a quota 11 punti e l'Oliveri invece che rimane in penultima posizione con 7. Alla fine però ad aver vinto è stato certamente il numeroso pubblico presente sugli spalti. Saluto Michele Pino. Nella prima fredda domenica di dicembre al Caldarera di Sant'Angelo di Brolo si affrontano la Sant'Angiolese allenata da Francesco Palmeri e il Sinagra guidato da Andrea Ioppolo. Una partita che può valere il primato in classifica. La formazione di casa scende in campo con un 3-5-2, mentre gli ospiti rispondono con un 4-3-3. La prima palla gol arriva dopo un minuto di gioco. Il numero 8 Sant'Angiolese Pintaudi viene lanciato in porta, dove però trova un attento Musco che lo anticipa in uscita. Le squadre sembrano studiarsi a vicenda, concedendo poco.
Al sesto minuto Pitanza recupera palla a centrocampo e pennello un assist per Stefano Pintaudi, che di testa non fallisce, siglando l'1-0 per i padroni di casa. Il Sinagra non accusa il colpo e si porta subito in zona d'attacco cercando il pareggio. Al 22esimo Gregorio entra in aria e viene fermato in tackle dal difensore Regino. Dopo 4 minuti ancora gli ospiti in avanti con un'azione alla sinistra di Rosetta, che mette in aria per San Pietro, che di prima intenzione colpisce a botta sicura. Ma la Monica, con arguta mossa, compie davvero un miracolo. Nel secondo tempo in campo le squadre non esprimono un bel gioco, a tratti anche noioso, deludendo le aspettative degli amanti del calcio presenti negli spalti. Al 58esimo il Sinagra arriva vicino al pareggio con Anfuso, che di testa su corner di Giordano chiama in casa la Monica, che si distende mettendo la palla in angolo. Nella seconda frazione di gioco la gara si fa più vivace. Al 67esimo la Sant'Angiolese è in attacco con Mattia Pizzuto, che riceve un lancio dalla difesa e si trova a tu per tu con Musca, divorando il raddoppio. L'ultimo quarto d'ora di gara vede un Sinagra quasi arreso, con la formazione di casa che cerca il gol con qualche tiro fuori d'aria. Il raddoppio della Sant'Angiolese arriva nel recupero con Francesco Spinella, che penetra in aria mettendo la palla nell'angolino, battendo Musca. La gara sembra archiviata, ma nell'ultima azione gli ospiti cercano il gol della bandiera, con Giordano che entra in aria e viene atterrato dall'Erizia. Il direttore di gara indica il dischetto, sul punto di battuta si presenta Mancuso, che batte alla destra del portiere. Lo straordinario La Monica si distende e para. Abbiamo visto questi due servizi, come vi ripeto, con l'aiuto di collaboratori esterni, e diciamo che se nel derby che ritornava dopo 15 anni ci sono state poche emozioni e soprattutto c'è stato un pubblico calorosissimo che però purtroppo non ha visto nessuna rete, per quanto riguarda l'altra gara, quella di Sant'Angelo di Brolo, è stata una gara che è stata equilibrata per tutto l'arco dei 90 minuti, con la Sant'Angiolese che è riuscita ad aprirla all'inizio e chiuderla alla fine, però il Sinagra sicuramente poteva meritare qualcosina in più. Però sono delle gare che hanno ogni gara ha una propria storia, quindi questa volta è stata premiata la Sant'Angiolese, ma il Sinagra sicuramente si riprenderà in fretta. E tra le altre cose non ci stancheremo mai più di nominarlo, la Monica veramente ancora una volta ha dimostrato di essere forse il migliore portiere della categoria in senso assoluto. Comunque finisce 2-0 e già la prossima settimana il Sinagra si potrà rifare perché c'è un match interessantissimo proprio con il Longi in casa, quindi subito pronto riscatto per la formazione del presidente Paratore. Bene, chiudiamo questa ampia pagina riguardante anche questo girone e affidiamoci sempre ad Andrea Gaudio per andare a vedere cosa è successo nell'ultimo girone da menzionare per quanto riguarda il campionato di prima categoria, ovvero il girone D. Un girone D che vede al comando lo Sporting Taormina alla vigilia, che ha un impegno agevole sulla carta in casa, e il Ghibellina che segue la formazione del Taormina, che ha un derby interessantissimo proprio contro il Messina Sud. E un'altra gara importantissima è quella che vedeva la Messana con il Forci. Quanto accaduto lo scopriamo subito, sempre grazie al punto prima categoria girone D a cura di Andrea Gaudio. Tutto come previsto nell'undicesimo turno del campionato di prima categoria girone D, dove si registrano 7 vittorie su 7. Capolista Sporting Taormina, che infligge la quinta sconfitta consecutiva al Savonara, doppietta di Licandri e gol di Varrica, risponde il Ghibellina violando il rettangolo di gioco di Mili Marina contro il Messina Sud. Unica vittoria in trasferta delle 7, Trimarchi e Gartei per i locali, solide doppiette per Lucà e Buda e vittoria finale per 4-2. Terzo in classifica a quota 24 il Santa Teresa Calcio, che batte nei minuti finali il Gescal grazie alle reti di Frazzica e Briguglio. Ritorna alla vittoria dopo 2 stop consecutivi la Messana di Mister Ferrante, che ha ragione col punteggio di 2-1 del Furci del presidente Danilo Arena. Busai e De Luca per i messinesi, a nulla serve il gol di Principato. Ottima prestazione della Promende Calcio, che in 10, sin dai primi minuti, si sbarazza della Mediterranea Nizza con punteggio di 3-0. Nobile alla mezz'ora, il bomber Cerasuolo ad inizio ripresa, 13° gol stagionale e capocannoniere, e nel recupero Gitto i marcatori di giornata. Bella gara quella tra Milo e Robur, con i catanesi in doppio vantaggio con Patanè e Contarino nel primo tempo, riapre la gara Castorina, ma prima della mezz'ora la chiude definitivamente ancora Contarino. Prima vittoria interna al Mazzola per la Desport Gaggi contro il Pellegrino, 2-1 finale e seconda vittoria consecutive per gli uomini di Sapienza. In vantaggio all'inizio con Iervolino, vengono raggiunti da un rigore di Peppe Giordani, ma prima della chiusura della prima frazione i padroni di casa segnano il gol vittoria con lo Iagono. Gare da non perdere nel prossimo turno, infatti si affrontano le prime 4 in graduatoria, Ghibellina, Sporting Taormina e Santa Teresa Calcio Furci.
Andiamo avanti, abbiamo abbandonato il campionato i campionati di prima categoria e passiamo a relazionare ciò che è successo nei campionati di seconda categoria. Seconda categoria che sono giunti al nono turno, come la nostra trasmissione, Nebro d'Incampo, puntata 9, quindi siamo proprio, viaggiamo di pari passo. E partiamo subito a vedere cosa è successo nelle giornate di sabato e domenica, 1 e 2 dicembre. E cominciamo dal girone C, che sembra l'unico dei quattro campionati che relazioniamo dove la testa della classifica ormai è abbondantemente nelle mani del Cerda, che alla vigilia del turno appena giocato aveva 8 punti di vantaggio sulle seconde, quindi una marcia incontrastata. E gare interessanti in questa giornata c'erano Gangi Sopranese e Nuccio Alimena. Vediamo che cosa è successo nel punto redatto dal nostro amico Cristian Martella riguardante la seconda categoria, girone C. Giornata ricchissima di gol in questo turno del girone C di seconda categoria. Non conosce fermata la marcia del Cerda del presidente Nzinga, che anche in questa giornata vince e convince nell'anticipo di sabato contro il Caltavulturro per 4-0, portandosi a quota 25 in classifica. Dietro è lotta a quarto per il secondo posto con Polisportiva. Gangi, Alimena, Madonie Polizzi Generosa e Gerace, racchiuse in 2 punti. La Polisportiva Gangi ha avuto la meglio fra le mura amiche della Sopranese, vincendo con un secco 3-0. L'Alimena invece porta via 3 punti pesantissimi dalla trasferta sul campo del Nuccio, sconfiggendo i padroni di casa per 3-2. Corsare in trasferta anche il Gerace, che sconfigge con lo stesso risultato, sempre 3-2, il Valle d'Olmo. Festival del gol nella gara fra Madonie Polizzi e Città di Gangi, che ha visto i locali vincere per 5-2. Conclude la giornata il match fra Bonpietro e Petralia Sottana, con i padroni di casa che vincono per 5-3, muovendo la classifica e abbandonando il penultimo posto nella graduatoria, guadagnando 2 posizioni ad anni di Valle d'Olmo e Caltavulturro. Si sprecano gli aggettivi per quanto riguarda il Cerda, perché ormai, come abbiamo detto più volte, fa un campionato per i fatti suoi. Più 8 sulle inseguitrici e sicuramente ormai Gangi e Alimena, che sono state le squadre che hanno vinto in questa giornata, rimangono dietro, ma sicuramente si lotterà solo ed esclusivamente a nostro avviso per i playoff. Possiamo dire che una delle curiosità di questo girone è che ci sono stati gol a grappoli veramente, quindi molto ma molto prolifici tutti gli attacchi di questo girone. Benissimo, chiudiamo con questo girone e passiamo all'altro girone, quello successivo, il girone D. Un girone D che alla vigilia vedeva delle gare molto interessanti in programma. Infatti la capolista finale giocava in casa con il Lascari e poi c'erano parecchi derby da giocare, ovvero Caccamo Castelbuono, Ugriese Mirto e Aluntina Tortorici. Che cosa sarà successo? Ci possiamo affidare di nuovo a Cristian Martella e lui ci racconta tutto e vediamo un po' che cosa nel sabato e nella domenica è successo e poi lo commentiamo insieme. Via allora al punto, seconda categoria, girone D. Vince con un roboante 5-0 in casa ai danni dell'Ascari il finale del mister Marguglio, che si conferma così prima in classifica a 21 punti. 5-0 legittimato la doppietta di Longo e dai gol di Ciffone, Solaro e Biondo. Importante vittoria e 20 punti per il Tortorice di Buttafaro, che vince in trasferta in quella di San Marco d'Alunzio per 2-1. Prima frazione di gara che si era chiusa sullo 0-0. Poi nella ripresa i gol di Basile e Arcodia, danno i 3 punti agli oricensi. Gol della bandiera per l'Aluntina di Castagnolo. Negli anticipi di sabato altri 2 importanti risultati. Il Caccamo non riesce ad andare oltre il pareggio per 1-1 contro il Castelbuono. Alla rete di Ventura per i locali risponde Prestianni per gli ospiti. Caccamo che raggiunge i 17 punti in graduatoria. Raggiunge 17 punti e la terza posizione in classifica anche l'Ugriese, che giunge al sesto posto, al sesto risultato utile consecutivo, sbarazzandosi del Mirto per 4-2. Partita messa in cassaforte già nel primo tempo con i ragazzi di Mister Scaffidi, che conducevano per 4-0 grazie ai gol di Sarpietro, Alfonso, Belladonna, Sverti e l'autogol di Pessaro. Nella ripresa piccola reazione ospite con il gol di Caprino e Renzi. 3 punti pesantissimi arrivati in trasferta per l'Aspi Magaione Caronia, che batte 1-0 il Real Pettineo, gol della vittoria che arriva nella ripresa ad opera del solito Cupane. Festival del gol nel match fra Aspi Arconide Tusa e Fidalese, gara che si è conclusa 4-3 in favore dei locali. Turdo, doppietta di Patti in cui il gol sul rigore e Pecorari marcatori per il Tusa, Calanni, Visconti e Carrello per la Fidalese.
Straripante il finale, capolista finale che rimane saldamente al comando, ma straripante anche l'Ugriese, la formazione del presidente Manera e del dirigente Giuseppe Astone hanno, in uno dei derby della giornata, hanno stravinto veramente contro il Mirto e si portano in una situazione di classifica molto ma molto buona, quindi la formazione che è una matricola sta facendo un campionato eccezionale. Per il resto frena un po' il Città di Caccamo e il Tortorici ha un acuto nel derby contro la Lontina. Ma anche per quanto riguarda questo girone, i collaboratori esterni ci hanno dato aiuto in questa giornata ed hanno realizzato due servizi riguardanti questo girone che andiamo subito a vedere, ovvero la vittoria del finale capolista contro il Lascari e lo strepitoso match di Tusa, dove si affrontavano l'Arconi de Tusa e la Fitalese, è finito con un vero e proprio festival di gol. Quindi partiamo subito e vediamo questi due servizi e poi faremo un breve commento. Un autentico ciclone si è battuto sul malcapitato Lascari, vittima sacrificata al San Giuliano nell'incontro che la vedeva opposta alla capolista finale. La formazione di casa è scesa in campo determinata e vogliosa di raggiungere un'altra perla a questo scoppiettante inizio di stagione. L'obiettivo di Erne era quello di non subire reti e, come ci conferma anche il difensore Badama ai nostri microfoni, ci si può ritenere abbastanza soddisfatti. Sì, oggi mister ci teneva in particolare a non prendere gol. E quindi abbiamo mantenuto questa promessa che gli avevamo fatto dentro lo spogliatoio prima di cominciare la partita. I padroni di casa iniziano a sprombattute e dopo appena 5 minuti sbloccano gli equilibri della gara. È il folletto biondo che apre le praterie nella difesa avversaria, dove è un gioco da ragazzi per Longo mettere in rete. Qualche minuto più tardi, sugli sviluppi di palla nativa, il difensore Cilfone a trovare il gol del raddoppio. Non contenti del vantaggio acquisito, i rosanero continuano a macinare gioco sugli scudi ancora lo sgusciante Biunto, travestito nell'occasione da assist man, che serve su un vassoio d'argento all'accorrente Longo che sigla la rete del 3-0. Prima del riposo ancora un'emozione per i sostenitori di casa, questa volta a salire in cattedra è l'esperto Porcaro che delizia presente con un tiro da fermo, ma il suo tocco a girare si stampa all'incrocio dei pali. Nella seconda parte della gara sempre un monologo dei padroni di casa che vanno ancora in gol con un Solaro che prende di sorpresa con un tiro dal limite il portiere avversario, il Cale Poker. Assolutamente, non abbiamo dato agli avversari l'idea di poter vincere o quantomeno di far un buon punteggio qui a casa e abbiamo assolutamente dominato la partita. Il finale trova anche il tempo per fallire due calci di rigore, il primo con il cucchiaio sbagliato di Angelo Biundo, il secondo con un tiro angolato del giovane Cristian Davola, in cui Culino si supera e respinge con determinazione. La mia intenzione era buttarla dentro, oggi sono partito convinto, il mister me l'ha detto chiaramente, devi buttarla dentro, però quando non è giornata che non deve entrare non entra. Ma nella prosecuzione dell'azione il bomber attascabile Biondo timbra la cinquina sulla ruota del finale. Tra le file del finale due le novità di giornata, la prima riguarda l'esordio del portiere Bonanno e l'altra il reintegro dell'attaccante Mimmo Massandrea nei ranghi. Adesso la formazione di Marguglia è chiamata ad affrontare un autentico tour de force in questo mese di dicembre, dove la squadra sarà chiamata ad esami molto importanti anche in prospettiva futura. Il Lascari fino a quest'oggi ha fatto un discreto campionato perché l'obiettivo è quello della salvezza. Certo, giocare contro una squadra come il finale, ben organizzata, ben messa in campo, gioca bene la palla, con un organico che diciamo, non ha niente da invidiare a qualche squadra di prima categoria, credo che la differenza si nota, come si è notata oggi. Siamo contenti, è un periodo che giochiamo bene. Ora ci aspettano due trasferte, Tusa e Mirto. Noi cercheremo sempre di vincere, però anche gli altri vedo che stanno andando bene. Il Tortorici non molla, il Caccamo ha appunto una mezza battuta d'arresto, ce la giocheremo tutte e tre fino alla fine, credo. Partita ricca di emozioni, quella giocata domenica a Tusa tra la compagine locale dell'Arconide e la Fitalese. Infatti, come se non bastassero 7 gol, il Tusa ha vinto 4-3, una serie di azioni dall'interpretazione dubbia hanno reso ancora più elettrizzante l'incontro. Alla fine a gioire sono i locali che tornano alla vittoria dopo un mese ed allungano ponendosi in una posizione più tranquilla e potendo guardare al proseguo del torneo con meno patema d'animo. La Fitalese si dimostra certamente più squadra, gioca meglio, ma ha dei vuoti di memoria che alla fine faranno la differenza.
La squadra di Lombardo infatti non è certamente da lotta per la retrocessione, ma il nervosismo accompagnato da eccessive pause non aiuta. L'arbitro, il signor Palazzo, riesce a scontentare tutti e alla fine rischia di far degenerare un incontro complessivamente corretto, soprattutto se si pensa che giocavano penultima contro terzultima ed il risultato era importantissimo per entrambi, anche se siamo solo alla nona giornata. Due gol annullati per sospetto fuorigioco e un paio di presunti calci di rigore negati indispettiscono gli ospiti. Un gol viziato da un'azione iniziata da fuoricampo, un'espulsione per bestemmia, giustissima se il direttore di gara avesse sempre usato la stessa fiscalità, ed un fallo di mano in aria giudicato involontaria innervosiscono i tusani. Neanche il tempo di terminare la lancetta dei secondi del primo giro e il Tusa è già in vantaggio con Turdo, che di rapina spinge in rete il primo vero pallone a disposizione. La Fidalese comincia a macinare il gioco conquistando il centrocampo e mettendo in crisi la difesa di casa, certamente in difficoltà sul velocissimo Lombardo. Il vecchio Culotta, alla faccia dell'anagrafe, si esibisce in alcuni pregevoli interventi che mantengono il Tusa avanti fino alla mezz'ora, ma al 35esimo e al 37esimo gli sforzi della Fidalese vengono premiati e Visconti e Calanni capovolgono il risultato sovrastando i tusani nel gioco aereo su calcio d'angolo e rimessa laterale. Lo svantaggio non scoraggia i locali, mentre assopisce gli ospiti e Capitan Patti con una doppietta al 44esimo pareggia ribattendo in rete un prodigioso intervento del portiere fidalese su Giuliano Tuminello e al 45esimo trasforma un calcio di rigore assegnato per atterramento del sempre scusciante Turdo, che da quando è diventato anche altruista può considerarsi la piacevole sorpresa di questa prima parte del torneo tusano. Il secondo tempo inizia sulla falsa riga del primo, con gli ospiti a far gioco e i locali a rendersi più pericolosi. Infatti al 55esimo Pecoraro, di testa, corregge in rete una rimessa laterale e porta a 4 il gol per l'Arconide. In occasione del gol l'arbitro espelle Mazzara per bestemmia, ma avendo prima e dopo sorvolato su atteggiamenti altrettanto poco consoni di altri calciatori, la punizione sembra eccessiva. Questo comunque lascia in 10 il Tusa e la Fidalese si catapulta in avanti cercando di sfruttare l'uomo in più, ma buttandosi in massa alla fine favorisce la tattica del fuorigioco tusana e infatti per questo motivo per ben due volte viene annullato il terzo gol agli ospiti per eccessiva presenza di casacche biancorosse al di là della linea dei difensori. Gli ospiti in questo frangente protestano anche per un rigore non concesso per atterramento di Mancuso da parte del portiere Culotta, ma l'arbitro sorvola così come aveva fatto nel primo tempo, ritenendo involontario un fallo di mano in aria di un difensore ospite. Al 91esimo la partita potrebbe riaprirsi, in una fase concitata l'arbitro assegna una punizione che Carrello, ancora una volta di testa, trasforma. I tusani protestano per un presunto fallo dello stesso, ma il signor Palazzo non è dello stesso parere. Risulteranno vani gli ultimi tentativi disperati dei ragazzi di Lombardo per riagguantare il pari. Belle gare con tanti gol, proprio una giornata, come dicevamo, anche in questo girone di attaccanti veramente prolifici. Comunque, andiamo avanti, gli uomini di Marguglio veramente sono una formazione che diranno la loro in questo campionato perché si stanno attestando in testa. Da ricordare che nel prossimo turno c'è un match interessantissimo proprio fra Tortorici e Tusa. Archiviamo questo girone e passiamo a quello successivo, ovvero il girone E, sempre di seconda categoria. Girone che, anche questo è interessantissimo, alla vigilia vedeva la Folgore in testa alla classifica, che aveva uno scontro interessantissimo con l'Acqua Ficara in casa. Importante incontro anche quello fra Gioiosa e Venetico, e domenica c'era la Nuova Rinascita che cercava di approfittarne della situazione non buona del Montagna Reale in un derby interessantissimo. È successo tanto, è successo di tutto e noi ci affidiamo a un altro degli amici della nostra redazione, ovvero a Ivan Martella, che ci racconta tutto nel punto seconda categoria, girone E. Altri 3 punti conquistati, sempre in un altro scontro diretto, dalla Folgore di Mister Adella, che sempre in casa sconfigge per 1-0 l'Acqua Ficara. Gol partita che arriva nella ripresa ad opera di Maio. Risale la china dopo lo stop della scorsa settimana la Nuova Rinascita Patti, che batte 2-0 il Montagna Reale e si porta solitaria in seconda posizione in classifica a 20 punti. 2-0 frutto dei gol di Granata e Calabrese.
Terza posizione in classifica a 17 punti per il Venetico, che guadagna un punto al Comunale di Gioiosa nel match di sabato chiusosi sull'1-1. Gara noiosissima nel primo tempo, ma che si accende nella ripresa, con gli ospiti che vanno in gol con il solito Currò e con i granata di Mr. Barna che recuperano con Spinella. Trittico di squadre in quarta posizione a quota 16, Acquaficara, Gioiosa e Merì. Merì che nell'anticipo di sabato in trasferta ha avuto la meglio del Real Rometta per 2-0 e viene battuto con un gol per tempo, con le marcature siglate da Grillo e Cerci. Pareggio a reti bianche è un punto che accontenta entrambe le formazioni nello scontro fra Novara e Giovanile Rometta. Brutto stop interno per il Rometta Marea 2011, che viene battuto 3-2 dal Fondachelli. Prima frazione che si chiude sull'1-0 per gli ospiti con gol di Judica. Ripresa vivace con i gol di Chirico e Marco Isgro per gli ospiti, che rendono vano la doppietta del capocannoniere del girone Siano. Il sabato la Folgore chiama, domenica risponde la nuova rinascita e sono sempre due punti che distanziano le due squadre in classifica. Per quanto riguarda un'altra gara interessante di giornata, era quella che si giocava proprio sabato tra la Polisportiva Gioiosa e il Venetico, terza e quarta in classifica. Nebro D'Incampo era presente e ha realizzato questo servizio, che andiamo subito a vedere, con delle interviste proprio alla fine della partita. Quindi guardiamolo insieme, questo match tra la Polisportiva Gioiosa ed il Venetico. Al Comunale di Gioiosa Marea, in occasione della nona giornata, girone E del campionato di seconda categoria, in un sabato molto freddo, si affrontano la Polisportiva Gioiosa, quarta in classifica, e il Venetico, terzo. La squadra di casa, allenata da Barna, si schiera con un 4-4-2, puntando sulla spina dorsale Nardo, Marco Ceraulo e Daniele Ceraulo. Mister Scibilia opta invece per un 4-3-1-2, con Jacopo sulla tre quarti a fare da rifinitore per Magaran e Bomber Currò. La partita nel primo tempo è molto noiosa e va avanti tra i non pochi sbadigli degli spettatori presenti. Per dovere di cronaca segnaliamo due occasioni. Al decimo, su un bel filtrante di Spinella, Mondello, lanciato verso l'area di rigore, si allunga la palla e si fa anticipare dal portiere avversario. Al 42esimo, un tiro alla distanza del mediano del Venetico, mezza testa, viene facilmente bloccato da Mastro Lembo. Dopo 45 minuti di torpore assoluto, le due squadre vanno negli spogliatoi a prendere un tè caldo. La seconda frazione di gioco è molto più interessante, con entrambe le squadre che provano in ogni modo a vincere la partita. La gara si fa vivace, ma nelle due compagini subentra un po' di nervosismo. Sono molti infatti i falli che spezzano il gioco e alla fine, oltre all'espulsione dell'allenatore del Gioiosa Barna, l'arbitro Alessi di Barcellona, incapace nel gestire gli episodi chiave della gara e autore di una prestazione mediocre, caccerà dal campo ben tre giocatori, Marco Ceraulo per i locali, Giacobello e Currò per il Venetico. Al 51esimo, su un lancio proveniente dalla retrovia, Currò fa le prove del gol. Dopo una lunga galoppata, penetra in aria e tira, pare il portiere in tuffo. Gol che arriva al 70esimo, su un altro contropiede del Venetico, che sorprende la distratta difesa gioiosana, su un campanile di mezza testa e ancora Currò a involarsi in solitario verso l'area di rigore e a lasciar partire un tiro forte angolato che non lascia scampo a Cucuzza, subentrato per l'infortunato Mastro Lembo. A partire da questo momento, la Polisportiva Gioiosa, apparsa fin lì a Buliche e senza anima, reagisce in modo furioso, producendo un vero e proprio assedio. Al 72esimo, una mezza girata di Spinella termina fuori di poco. Poco dopo ci sarebbe anche un calcio di rigore netto per la formazione locale, ma l'arbitro lascia correre. Al 77esimo arriva il pareggio per i locali. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Spinella approfitta di un'indecisione del portiere e deposita in rete da facile posizione. Al 79esimo una punizione al limite non viene sfruttata da Marco Ceraulo, che calcia sulla barriera. Il Gioiosa ci prova ancora negli ultimi minuti, ma non riesce più a creare occasioni pericolose. Alla fine le due squadre si dividono la posta e l'impressione, al di là di qualche episodio arbitrale a svantaggio del Gioiosa, è che il pareggio sia il risultato più giusto. Per Nebro D'Incampo, alla fine della partita al campo sportivo di Gioiosa Marea, siamo in compagnia del mister del Venetico, mister Scibilia. Buonasera. Allora mister, partita terminata da poco, risultato che divide la posta in palio egualmente, 1-1, una gara che nel primo tempo non è stata granché, si è visto poco gioco, poi tutto nella ripresa con vantaggio vostro, pareggio e un finale un po' rovente con forse alcune decisioni dell'arbitro sia da una parte che dall'altra un po' strane, diciamo. Sicuramente è stata una partita per me abbastanza corretta in campo, combattuta sì, però certe decisioni dell'arbitro fanno un po' riflettere. Un punto che ci sta bene, anche è stato un peccato perdere un gol in quel modo per un errore nostro, però tutto sommato il punto per me va bene.
Soprattutto perché voi venivate da due vittorie consecutive, tra le altre cose nella giornata di oggi le prime della classe giocavano, possiamo già confermarle che lo scontro diciamo fra Folgore e Acquaficare è stato vinto dalla Folgore che allunga ancora in classifica. Vabbè, siamo 4-5 squadre che lottiamo dal primo al quinto posto, ce la giochiamo fino all'ultimo ancora in campionato del lungo. Ripeto, è stato un peccato perché avevamo i 3 punti alla portata di mano, però ci rivedremo la prossima settimana sicuramente. Tra le altre cose, fra pochi giorni c'è la sessione di mercato, quindi come diceva lei cercheremo di giocarcela fino alla fine, facendo qualche acquisto per cercare il salto di categoria? Questo è il compito della società, non sta a me decidere. Ha bisogno di qualcosa, mister Cibilia? Ma qualcosina ancora sì. Va bene, grazie e buon proseguimento di campionato. Ancora dagli spogliatoi di Gioiosa Marea con l'altro mister, il mister della polisportiva Gioiosa. Allora mister, finito da poco la partita, un pareggio non so se è stretto per voi perché soprattutto nella ripresa in base alla gara avete attaccato di più alla ricerca della vittoria, però tutto sommato il Venetico è un'ottima squadra sicuramente. No, diciamo che per noi sono 2 punti persi perché all'ultimo possiamo ricamare che abbiamo avuto 2 rigori che l'arbitro non ha dato. Poi dico, si può stare anche il pareggio, però potevamo vincere la partita, perché noi giocavamo per vincere. Infatti noi abbiamo visto un primo tempo molto ma molto scialbo, diciamo, da tutte e 2 le parti. Poi forse la squadra che nel secondo tempo ha cercato di più la vittoria, cercando di essere più aggressiva alla ricerca di gol, è stata la vostra. Però paradossalmente nel momento vostro migliore loro sono andati in vantaggio. Poi avete pareggiato e alla fine c'è stato forse l'arbitro che un po' ne ha fatte di cotte e di crude. Ma purtroppo quest'anno noi abbiamo sempre il vizio su un rilancio, sempre andiamo sempre gol. È un vizio della nostra difesa, non so, devo lavorare sulla difesa perché ogni volta prendo un gol. E poi purtroppo per recuperare è difficile per noi. Però i ragazzi hanno dato il massimo, non mi posso lamentare dei ragazzi, però l'arbitro oggi giustamente sento di dire che non può abitare in queste categorie. Scandaloso. E un'altra cosa la volevo chiedere, mister, avete avuto il problema dell'infortunio del portiere, è stato un caso che non c'era il secondo oggi oppure manca un portiere essendo che ora c'è il mercato? No, noi abbiamo un 95 che gioca in porta, ma si è fatto male al piede, la caviglia, perciò ha un mese che è fermo. Abbiamo recuperato questo ragazzo che è stato con noi, ma che non gioca da 5-6 anni che non gioca. Però stiamo prendendo un portiere che già giocava con noi l'anno scorso, che dovrebbe rientrare la prossima partita, spero almeno. Comincia la sessione di mercato, quindi oltre questo, per cercare di entrare a vincere il campionato, entrare nella griglia dei playoff, ci sarà qualche innesto? Vincere è difficile, i playoff tentiamo per i playoff, ma non perché è difficile che non siamo la squadra di poter vincere il campionato, che purtroppo ci manca ancora la mentalità vincente a noi, siamo un po' a volte sbandati, campo, non sappiamo quello che vogliamo fare. Però io sto prendendo ora un difensore che dovrebbe arrivare a giorno, dovrebbe arrivare, e il portiere, però basta così. Sono contento della mia squadra, sono convinto che arriveremo nei playoff. Benissimo, grazie e buon proseguimento di campionato. Grazie a voi. Uno dei protagonisti della giornata è l'attaccante del Venetico, Alessandro Currò. Allora, 5° gol consecutivo, avevi sbloccato la gara, poi vi siete fatti riprendere e alla fine, tra le altre cose, anche non hai terminato la gara per doppia ammonizione. Intanto una gara... Un errore che si può fare, giustamente l'arbitro ha ragione, ha buttato la palla, l'espulsione era giusta. Comunque, tutto sommato, secondo me il pareggio è giusto. È stata una partita che abbiamo detto precedentemente scialba nel primo tempo e tutto è successo tutto nella ripresa e soprattutto dove hai fatto un gol con uno scatto diciamo e sei riuscito ad andare in gol anche se precedentemente era successa la stessa cosa e sei rifatto subito. Si sbagliano i gol, gli attaccanti sono così, la domenica si segnano, la domenica si sbagliano. Tra le altre cose voi in avanti avete giocato con un altro giocatore e soprattutto c'è anche Virgilito che in zona gol è pure prolifico. Sì, Marco è un buon giocatore, quando vuole giocare fa la differenza. Diceva il mister che cercherete di continuare per arrivare fino alla fine a questo campionato, se non dalla porta principale c'è la promozione diretta, ma cercherete di arrivare almeno nei playoff per vincere questo campionato. Confermi? Sì, puntiamo al campionato, no ai playoff. Giustamente siamo a 5 punti, abbiamo saputo che la Folgore ha vinto, però noi puntiamo al campionato. Il Gioiosa come l'hai visto? Il Gioiosa come l'hai visto? Il Gioiosa è una buona squadra, soprattutto c'è Raulo, l'ho incontrato l'anno scorso con la Marmettina, è un buon giocatore. Benissimo, grazie e complimenti. Saluto.
Mandiamo in archivio anche questa gara riguardante la Polisportiva Gioiosa ed il Venetico e passiamo avanti a vedere cosa è successo nel torneo successivo, ovvero sempre parlando di seconda categoria, il girone F. Girone F che vede il Calatabiano alla vigilia in testa alla classifica all'esame Sparagonà Santa Teresa. Altre gare interessanti, Cariddi Sporting Giardini e Contesse Sant'Alessio. Tutte le gare sono state giocate sabato e domenica, il punto è stato redatto dal nostro collaboratore di redazione Ivan Martella. Vi annuncio che la prossima settimana in questo girone ci sarà il match interessantissimo fra Sporting Giardini e Calatabiano. Ma vediamo che cosa è successo in questa settimana ascoltando il punto riguardante la seconda categoria, girone F. Appaiate a 19 punti in testa alla classifica di questo girone F di seconda categoria, ritroviamo Calatabiano e Sporting Club Giardini. I catanesi nell'anticipo di sabato non sono riusciti ad andare oltre l'1-1 contro lo Sparagonà Santa Teresa. In gol Limina sul rigore per il Calatabiano e vittorio per i Santa Teresini. Vittoria per 3-1 conquistata sul campo del Cariddi per lo Sporting Club Giardini. Vanno a segno con una doppietta di Noce e un gol di Leonardi. A nulla vale il gol di Francesco Donato sul rigore per i padroni di casa. Vittoria e terzo posto in classifica per il Letoianni, che vince 3-1 in casa contro lo Zafferia. A segno Pagano per due volte e Livoti. Gol ospite di Lombardo. Vittoria senza storia per la Peloro Annunziata, che stende con un secco 4-0 l'Atletico Taormina, con uno splendido Giovanni Belfiore, autore di una tripletta, e grazie ad un gol di Lavalle sul rigore. Prima vittoria in campionato per il Giardini Naxos, che batte fra le mura amiche il fanalino di coda Usclopace per 2-1, grazie alla doppietta di Paladino. Inutile il gol di Buonasera per gli ospiti. Partita sospesa all'85esimo per impraticabilità del campo fra Polisportiva Contessa e Sant'Alessio, quando il risultato era sul 2-1 per gli ionici. Terza categoria da menzionare ed è proprio la terza categoria, scusate il gioco di parole. Infatti anche questo campionato giunge nel vivo, infatti siamo alla quinta giornata. Relazioneremo come al solito il campionato di terza categoria Girone A e Girone B, comitato di Barcellona. E colui che ha curato i due punti è sempre il nostro opinionista Franco Cocivera. Quindi partiamo subito a vedere cosa è successo nel girone A di questo campionato, ricordandoci che alla vigilia c'era uno scontro tra le capoliste Alcara e Capizzi e la terza capolista, il Nebro di Sant'Agata, giocava contro il futuro Tusa. In questo campionato riposava il Rosmarino. Che cosa sarà successo? Sentiamo dalla voce di Franco Cocivera il punto riguardante il girone A di terza categoria. Nel girone A di terza categoria balza in testa alla classifica la squadra del Capizzi, che spugna nel match clou della giornata il terreno dell'Alcara per 3-1. La compagine di mister Cacciatintilla va a segno con Testa Camillo, Zami e Giacomo Fiordaliso. Per i locali realizza Cavallaro. Alle spalle della neocapolista, oltre a Nebro di Sant'Agata e Alcara, agganciano il secondo posto anche la Lesa Tusa e il Don Puglisi. La squadra del presidente Alfieri supera con un stupendo secondo tempo il Nebro di Sant'Agata per 4-1. La squadra ospite aveva chiuso in vantaggio la prima frazione di gioco con un gol di Miano. Poi la reazione dei locali nella ripresa si concretizzava con ben 4 segnature. Alfieri, Ammirate e doppietta di Consentino. L'11 di Motta d'Affermo invece supera con il più classico dei risultati 2-0 il futuro Tusa. I gol sono di Marinare e Battaglia. Prima vittoria in trasferta per la Castelluccese che supera a domicilio il Real Caronia per 2-1. I locali ancora ultimi in classifica a 0 punti in gol con un rigore di Cracco. Ospiti invece a segno con Migliante e Iudicello. Chiudeva infine la giornata la sfida che non assegnava punti tra la Mamertina e il Castellumberto, incontro che finiva 3-1 per i locali. I gol dell'11 di casa sono di Bellissimo, Fazio e Vicario. Per la squadra del presidente Foti a segno Bevacqua. Il bomber del girone è Miano del Nebro di Sant'Agata con 5 gol. Come avete visto è interessante anche il campionato di terza categoria Girone A, dove
ci sono già delle squadre che danno l'impronta a questo campionato, la Lesa che riesce a battere la capolista Nebro di Sant'Agata e anche il Don Puglisi che ritorna alla vittoria. Ma la gara più interessante della giornata era sicuramente quella che vedeva di fronte l'Alcara contro il Capizzi, e noi di Nebro in campo, con l'aiuto al solito di collaboratori esterni, siamo riusciti a realizzare un servizio che andiamo subito a vedere, riguardante proprio il big match della quinta giornata del campionato di terza categoria Girone A, Alcara Capizzi. Guardiamolo insieme. Al comunale di Alcara è andato in scena il big match della quinta giornata di campionato tra l'Alcara e il Capizzi, entrambe appaiate in testa alla classifica con 7 punti. La formazione locale prova ad ottenere i 3 punti che le consentirebbero di conquistare il primato in classifica. Partono bene i biancazzurri di casa, subito vicini al gol con Monterrosso che, imbeccato da Cavallaro, sfiora di pochi il gol. Ci prova anche Dottore, su calcio di punizione con palla alta. Prosegue l'offensiva dei locali sull'asse Napoli-Monterrosso, che porta alla conclusione di Napoli. Arriva il gol dei locali con Cavallaro, abile a sfruttare un preciso cross dalla destra di Nicola Sidoti. Vicino al raddoppio poco dopo, ancora con Monterrosso, e proteste degli alcaresi per un presunto fallo di mano in aria. La partita è fortemente condizionata dalle avverse condizioni meteo e dal campo ridotto in acquitrigno. Arriva il pareggio del Capizzi, con testa Camillo abile a stoppare e a girare al volo per il gol dell'1-1. Prova a reagire l'Alcara, prima con Santo Sidoti e successivamente clamorosa palla gol sui piedi di Cavallaro, smorzata dal pesante campo di gioco. Prova il colpaccio poco dopo la formazione ospite, ma la conclusione è alta. Il Capizzi raddoppia con Zami e sul finire di gara trova la terza rete grazie a Fiordaliso. Il freddo è arrivato e tante piogge si sono riversate nei campi di calcio in questo fine settimana, quindi avete visto proprio nel servizio di Alcara c'era addirittura una pioggia battente in determinati momenti che ha fatto rischiare la sospensione della gara. Comunque, il Capizzi con questa vittoria balza da sola in testa al comando e guarda tutti dall'alto. Passiamo all'altro girone, il girone B, riguardante sempre questo campionato di terza categoria, appunto sempre a cura del nostro amico Franco Cocivera, che alla vigilia vedeva il Furnari primo in classifica, ma che questa settimana riposava, e il San Biagio che aveva un turno difficilissimo proprio a Barcellona. E poi la CDR Racuia aveva un turno interessante in casa con il Trivi. Che cosa sarà successo? Scopriamolo insieme e vediamo questo punto, quindi riguardante la terza categoria, girone B. Cambio della guardia in vetta al girone B di terza categoria. Il San Biagio di Terme Vigliatore, approfittando del turno di riposo del Furnari, sbanca per 3-1 il comunale di Barcellona e conquista il primo posto in classifica. Per l'11 di Mister Salamone vanno a segno Muscarà, Luigi Torre e Valenti. Per gli uomini della barcellonese del presidente Ravidà, gol di Calamuneri. Al terzo posto in classifica sale il Racuia, che vince di misura per 1-0 la sfida con il Tripi. Risolve il match nel secondo tempo Nino Germanà. Per i locali, oltre alla rete, c'è anche il rammarico di aver fallito ben 4 palle gol contro una squadra, quella tripiciana, apparsa ben poca cosa. Colpaccio in trasferta della Nuova Azzurra a Barcellona, che con un ottimo primo tempo vince 2-0 a Rodiminici. Per l'11 di Mister Milone realizza una doppietta Bellinvia. Finisce 1-1 invece l'incontro tra due squadre che stanno un po' deludendo le attese di questo torneo, ovvero Città di Nasi e Protonarella. I gol entrambi nel primo tempo, Fazio per i locali, Cicero per gli ospiti. Infine, con una grandissima prestazione nella ripresa, il Tonnarella supera per 4-1 il Circolo Europa 2000 di Sant'Angelo di Brolo, che aveva chiuso i primi 45 minuti di gioco avanti per 1-0 con un gol di Piccione. Nel secondo tempo si scatenavano gli uomini del presidente Di Natale, che andavano a segno con Abate, La Macchia, Sant'Angelo e Marchese. I cannonieri del girone con 5 reti sono Antonio Di Luca Cardillo del Tripi e Piccione del Circolo Europa 2000. Ne approfitta il San Biagio, infatti vince in trasferta a Barcellona e soprattutto con il Furnari che riposava e va in testa alla classifica. Importante anche la gara che si prospettava a Naso, fra Naso e Tonnarella, però è finita con un deludente pareggio 1-1. Ma una delle gare interessantissime di questa giornata era quella che al Barone Salleo vedeva la compagine di Pippo Ceraolo, la CDR Racuia, contro il Tripi. Che cosa sarà successo? Nebro in campo era presente e ve lo raccontiamo subito. Quindi vediamo un po' questo servizio riguardante la gara della CDR Racuia contro il Tripi.
Nella quinta giornata del campionato di terza categoria Girone B, al Barone Salleo di Sinagra si affrontano l'ACDR Raccuia, reduce dalla sconfitta esterna in quel di Terme Vigliatore, contro il San Biagio e il Tripi di Mister Milici, che nelle due ultime gare aveva raccolto due pareggi. Squadra in campo con moduli speculari, 4-4-2 agli ordini del signor Giunta della sezione di Barcellona Pozzo di Cotto. Le due formazioni cominciano la gara e i locali di Mister Ceraolo prendono in mano le redini della partita, prendendo subito l'iniziativa ed impegnando gli avversari che sin dalle prime battute di gioco si dimostrano non in una giornata positiva. La prima vera occasione per i padroni di casa capita al 17esimo, sui piedi dell'attaccante rumeno Vasile Ionut, che spreca clamorosamente in aria un delizioso assist dalla sinistra del fantasioso Marco Adornetto. Pochi minuti dopo, ancora la CDR avanti, sugli sviluppi di un corner battuto dal solito Adornetto, spreca malamente Germanà, lasciato completamente da solo dai difensori ospiti, cercando in acrobazia il gol della domenica. Intorno alla mezz'ora, altra occasione locale sempre con Germanà, il quale, ben imbeccato in aria, non trova lo specchio della porta, concludendo di poco al lato. Prema ancora sull'acceleratore la squadra in maglia verde e prima del riposo fallisce un'altra chiara occasione da rete, questa volta con Ciccio Pancaldo, che sfruttando un tiro cross dalla sinistra di Luca Cipriano impatta debolmente la palla senza impensierire troppo l'estremo ospite. Ripresa con lo stesso spartito con i locali, che attaccano e trovano alla prima occasione il vantaggio, grazie a Nino Germanà, che in seguito ad un calcio da fermo battuta da Luca Cipriano, sfrutta un'indecisione della difesa e trafigge con un tap-in lombardo. Dopo il gol la squadra ospite non accenna alcuna reazione, anzi sono gli uomini di casa che avrebbero la possibilità di raddoppiare già al 57esimo con Vasile, che non riesce a sfruttare al meglio un cross dalla destra di Baldino. Nei 5 minuti successivi Marco Adornetto avrebbe la possibilità di andare a rete per ben due volte. Al 60esimo, dopo un numero in palleggio, riesce a liberarsi dalla marcatura del diretto avversario ed appena entrata in aria colpisce la sfera di sinistro mandandola alta sulla traversa. Al 62esimo, imbeccato da Mauro Restuccia, tra i migliori in campo, si fionda verso l'area avversaria, ma solo davanti al portiere si fa ipnotizzare, calciandogli la palla addosso. Ennesima occasione non sfruttata alla mezz'ora, con un calcio da fermo conquistato dall'11 locale. Sulla palla si presenta Nino Germanà, che impegna in angolo il nuovo portiere ospite Beninati. Dopo aver speso tanto e non essere riuscito a chiudere la gara, si sarebbe potuta materializzare la beffa per la CDR Raccuia, in quanto gli ospiti negli ultimi minuti di gioco hanno avuto due limpide occasioni per agguantare senza merito il pareggio, sfruttando le uniche indecisioni di giornata della difesa guidata dall'ottimo Giovanni Capodici, che prima occasione sugli sviluppi di un calcio da fermo, nunzia di Luca Cardillo, svetta di testa in aria indisturbato, concludendo di poco al lato. Nella seconda, l'estremo difensore Palazzolo compie un autentico miracolo, battendo con la conclusione a botta sicura di Catalfomo. Da lì in poco il direttore di gara decretava la fine dell'ostilità, consegnando la terza vittoria interna consecutiva a Raccuia, proiettandola in alta quota solo dietro alle autentiche protagoniste di questo primo scorcio di campionato, Furnari e San Biagio. Gara al Barone Salleo, campionato di terza categoria, il Raccuia in casa contro il Tripi. Siamo qui in compagnia del mister della CDR Raccuia, Pippo Ceraolo. Buonasera mister, terza vittoria consecutiva in casa della squadra che in questo campionato sta dimostrando di essere una mina vagante, infatti è da sola terza in classifica indipendentemente dal risultato del Protonnarella, quindi un'ottima partita oggi. Tante occasioni sciupate, ma alla fine una vittoria, tre punti pesantissimi grazie a un gol di Germanà. Forse bisognava chiudere prima per non rischiare di avere magari in estremis di essere acciuffati. Comunque ottima vittoria e buon pensamento in classifica. Ma diciamo è stata una partita sofferta fino all'ultimo contro una buona squadra. Nel primo tempo, come ha detto lei, la potevamo benissimo chiudere. Il calcio è fatto così, ci prendiamo questi tre punti e andiamo avanti. Una squadra che vedeva, oltre a una buona organizzazione difensiva, anche in mezzo al campo due giocatori come Baldino e Restuccia che hanno veramente fatto un'ottima partita. Da encomiare tutti, però forse l'unica pecca è proprio non essere stati molto ma molto cinici per chiudere la partita. Però dico, una squadra che è quadrata e sicuramente ha dimostrato oggi di fare un ottimo, di proseguire un ottimo campionato. Le aspettative di questa squadra? Dobbiamo lavorare ancora, migliorare, diciamo, tanto, esatto, dobbiamo lavorare, ma sicuramente con questi presupposti ci pensate ai playoff? Diciamo che per ora non ci pensiamo, ma vediamo più avanti
Abbiamo una pecca, diciamo, fuori casa, che non riusciamo a fare punti. Se noi incominciamo a fare punti anche fuori casa, possiamo anche pensarci. Fuori casa voi avete perso con le due squadre che sono prime in classifica. Ci dia un giudizio su queste due squadre, chi ha visto meglio? Diciamo che il Furnari è una squadra che per me già ha vinto il campionato, mentre l'altro era San Biagio, è la nostra portata. Benissimo, grazie, complimenti e buon proseguimento di campionato. Ancora il barone Salleo con l'altro mister della squadra, ovvero il mister del Trivi Milici. Allora mister, partita finita da pochi minuti, una gara dove sicuramente il Raccuia ha prodotto tanto, però non è riuscita a chiuderla prima la gara. Effettivamente voi non annoveriamo tante conclusioni in porta, sicuramente è stata una partita che ha dato i tre punti ai locali, diciamo meritatamente. Meritato sicuramente di vincere, abbiamo giocato la peggiore partita di questo campionato, a prescindere che ci mancavano giocatori determinanti, però il Raccuia ha giocato, ha meritato. Noi all'ultimo, negli ultimi 5 minuti, potevamo anche pareggiare la partita. Sarebbe un risultato forse neanche sicuramente un risultato immeritato, perché non ci meritavamo di pareggiare. Abbiamo giocato male, proprio malissimo. Una partita così non me l'aspettavo dopo le partite. Abbiamo pareggiato tre partite che meritavamo di vincere, oggi abbiamo perso meritatamente. Infatti voi venivate dalla prima giornata una sconfitta, poi una vittoria e due pareggi consecutivi, quindi poteva essere il primo acuto in trasferta, ma diciamo che indipendentemente dalle assenze, soprattutto quella del capocannoniere Di Luca che era assente. E soprattutto di Massimo Cusumano, che è un giocatore che ci fa la differenza, insomma, un giocatore che viene dall'eccellenza, dalla Serie D, che ci fa l'eccellenza, che ci fa la differenza. Ma a prescindere non si può giocare così male. Un Trivi che sicuramente punterà a fare un campionato tranquillo o punterà più in alto nel momento in cui ci sono tutti gli effettivi? Se noi riusciamo a recuperare tutti gli effettivi, un posto nei playoff ce lo giochiamo. Ora entreranno a dicembre, abbiamo preso altri due giocatori, cercheremo di giocare un posto nei playoff. Anche perché abbiamo un campo difficile, piccolo, su cui tutte le squadre si trovano male a giocare in quel campo, e soprattutto stiamo rafforzando la rosa. Benissimo, grazie e buon proseguimento di campionato. Grazie a voi. Per Nebrodi in campo il match winner di giornata è con noi Nino Germanà. Allora, partita vinta 1-0, secondo tempo risolta in mischia da un tuo gol. Un primo tempo ottimo della squadra, poi nel secondo tempo non siete riusciti a chiudere la partita. Comunque tre punti importantissimi. Sì, importantissimi per la classifica e soprattutto abbiamo fatto una partita a senso unico dove potevamo vincere ancora con più di gol di scarto. E credo sia stata un'ottima prestazione, soprattutto da parte anche della difesa, con il Capodici che è stato secondo me uno dei migliori in campo. In ogni caso tu nel primo tempo forse hai sciupato troppo, poi nella ripresa oltre al gol poi ti sei messo in una posizione centrale e hai dato molto di più. È una posizione più congrua a te in mezzo oppure meglio ancora sull'esterno? Io credo mi trovo bene sia in mezzo che esterno, preferisco più esterno perché posso sfruttare le mie caratteristiche di velocità e progressione che ho. La formazione della Raccuia viene dalla terza vittoria consecutiva in casa, una squadra che ha 9 punti e si rilancia, diciamo, in classifica cercando di essere una squadra che darà fastidio alle altre. Infatti avete perso solo con le prime due, è una squadra che sicuramente se continuate in questo modo punterete magari a un posto nei playoff. Sì, però dobbiamo migliorare soprattutto fuori casa, dove in questo momento non riusciamo a esprimerci come appunto ci esprimiamo in casa. Speriamo che sia la prossima partita sia quella buona. Per portare qualche punto. Benissimo, grazie. Grazie e complimenti a voi per la trasmissione. Grazie. Per Nebrodi in campo il centrocampista della CDR Raccuia, Mauro Restuccia. Allora, intanto complimenti, gara ottima e soprattutto gara ottima tua personale, in mezzo al campo proprio hai dettato i tempi, sei stato veramente uno dei migliori. Per quanto riguarda la partita è stata vinta forse con qualche sofferenza, diciamo, perché non siete riusciti a chiudere la gara. La squadra ha giocato bene, abbiamo giocato bene tutti, il centrocampo ha tenuto, la difesa è stata fantastica, soprattutto Giovanni Capodici, mi sento di dirlo. Dobbiamo prendere soltanto un po' più di coscienza di squadra e dopodiché non temiamo nessuno. In ogni caso in mezzo al campo la coppia era quella di Restuccia e Gerry Baldiro. Nel primo tempo trame di gioco ottime, sembravate che vi trovate ad occhi chiusi. Poi forse nella ripresa siete un po' calati, forse perché avete speso troppo nel primo tempo.
Esattamente, con Gennaro Baldino gioco ormai da 4 anni, mi trovo benissimo, lui cura principalmente la fase offensiva, io quella un po' più difensiva, ci troviamo, pure le fasce sono state ottime questa partita, abbiamo potuto contare su Macca Tornetto, su Germanà, tutta la squadra, tutta la squadra. Il primo acuto in trasferta? La trasferta è il nostro tallone d'Achille, ma prendendo coscienza, come dicevo, di squadra non temiamo nessuno, né dentro né fuori. Benissimo, grazie e complimenti. Buonasera. Altro protagonista ai microfoni di Nebro in campo, il numero uno del Raccuia, nonché anche presidente della CDR Raccuia, ovvero Nunzio Palazzol. Buonasera, portiere presidente, non so da dove iniziare. Allora, diciamo un po', vediamo un po' questa gara, com'è stata. Troppa sofferenza per una squadra che oggi ha giocato bene, ma soprattutto poco lucida in attacco, contro una squadra che è stata proprio inconsistente. Allora, sì, effettivamente abbiamo fatto un primo tempo, direi, di alti livelli, perché abbiamo avuto buone occasioni che per sfortuna non siamo riusciti a mettere la palla dentro, e come può capitare nel calcio rischiavamo tanto, perché alla fine portare il risultato a casa 1-0 è un po' una partita tirata, tenuta fino all'ultimo con i nervi e così via, dico, va, tutto questo. Sicuramente potevamo fare di più come risultato, però alla fine l'1-0 mi rende soddisfatto. 1-0 e soprattutto terza vittoria consecutiva in casa. Una squadra che è terza in classifica indipendentemente dall'esito della gara del Pro Tornarella, quindi si propone come una squadra che darà del filo da torcere agli avversari. Sì, sotto questo punto di vista siamo terzi in classifica sicuramente, al massimo a pari con il Pro Tornarella se per caso ha vinto, questo noi non lo sappiamo attualmente. Comunque c'è da dire che le squadre che sono davanti a noi sono il San Biagio e il Furnari, che li abbiamo scontrate fuori casa e ci hanno battuto. Quindi, considerando che le squadre che ci hanno battuto sono la prima e la seconda in classifica a 5 giornate di campionato, ci fa sperare bene per il proseguio. Un'altra domanda, soprattutto questa a livello di presidente. Da domani si parte c'è la finestra di mercato. C'è qualche colpo in arrivo per dare quel salto di qualità alla squadra o rimarrete in questo modo? Sì, noi abbiamo altri 3 giocatori che arriveranno con i trasferimenti che cominceranno il 3 di dicembre, tra i quali Casamento, che viene dal San Piero Patti, dalla squadra dell'iniziativa, è un valido elemento che ci darà un grande aiuto dietro, e così magari potremmo sfruttare Capodici, che oggi ha giocato centrale in difesa, sicuramente al centrocampo darà molto molto di più. E altri 2 giovani che sono di Raccuia, che militavano nel Sinagra, soprattutto c'è da dire Procopio, Davide Procopio, che sicuramente verrà, già abbiamo stabilito con il Sinagra che verrà con noi a dicembre. Benissimo, grazie e buon proseguimento di campionato. Grazie a voi, buonasera. Vittoria di misura e terzo posto in classifica da solo per la CDR Raccuia, ma soprattutto sagra del gol mangiato. Infatti la formazione del presidente Palazzolo non riesce a chiudere la gara e, come avete sentito dal commento, rischiava proprio di farsi beffare nella parte finale. Partita che ha visto soprattutto in mezzo al campo un'ottima coppia, Restuccia e Gerry Baldini, e soprattutto Capodici in difesa è stato veramente eccezionale. Gara interessantissima, il pubblico di Raccuia finalmente gioisce, perché un campionato del genere, ad essere terzi in classifica in piena griglia playoff, era da tanto tempo che non succedeva. Quindi continuate così, ragazzi di Raccuia, che ci saranno delle soddisfazioni per la società, per i giocatori e soprattutto anche per la tifoseria, che segue sempre con molto affetto. Linea diretta, la settimana scorsa si era preso un turno di riposo, invece questa settimana il nostro opinionista Franco Cocivera, proprio in merito a questo girone, farà 2 chiacchiere a breve con il presidente della formazione che è prima in classifica, ovvero il signor Marco D'Adorante. Quindi sentiamo un po' che cosa ha da chiedere il nostro opinionista riguardante proprio la formazione del San Biagio, che proprio dalla scorsa giornata è prima in classifica, ricordo, approfittandone del riposo da parte del Furnari. Quindi parola a Franco Cocivera, che farà 2 chiacchiere con il presidente del San Biagio, Marco D'Adorante. Abbiamo al telefono e diamo il benvenuto al presidente del San Biagio, Marco D'Adorante, primo in classifica nel girone B di terza categoria, comitato distrettuale di Barcellona. Ecco la prima domanda. Presidente, approfittando del turno di riposo del Furnari,
il San Biagio espugnando il campo della Barcellonese e balzato in testa alla classifica. Ci commenti un po' la gara di sabato e le sue sensazioni per il primo posto in graduatoria. Certo, sabato noi sapevamo che il Furn iniziava, quindi ci aspettava una partita molto difficile, un campo molto ostico con la Barcellona, e speravamo di vincere sinceramente. La partita, il primo tempo è stata molto maschia, tantissimi falli, ammonizioni, poi un'espulsione per noi. Poi siamo andati in vantaggio noi, loro hanno pareggiato subito e sinceramente un po' di paura c'era perché la partita si era innervosita. Poi siamo arrivati al punto il nostro mister Salamone che gioca pure, infatti era un po'... su di giri ed è uscito perché vedeva che la partita si stava innervosendo troppo. Prima che finiva il primo tempo abbiamo fatto il 2-1. Il secondo tempo diciamo che è stato molto più calmo, non c'è stato più tutto quell'agonismo. Diciamo loro poi hanno avuto due espulsioni e noi abbiamo fatto il terzo gol e abbiamo vinto. Ecco, qual è stata la molla che ha fatto scattare a Terme Vigliatore dopo 15 anni di assenza la volontà per il ritorno della sua società in un campionato federale? La molla è stata un mio cugino genovese, Domenico, che mi ha chiesto a me se gli davo una mano per fare questa squadra. Io diciamo in passato ho giocato a pallone, però nel San Biagio non avevo mai giocato. E sinceramente mi ha agguerrito la cosa, poi mi aveva detto, dato che lui è il collega di Salamone e lavorano insieme, io avevo giocato con lui, che lui voleva fare l'allenatore, mi sono preso l'impegno e abbiamo fatto questa squadra. Ecco, gli obiettivi della sua compagine in questo torneo? No, diciamo i nostri obiettivi, certo, i nostri obiettivi è... Noi abbiamo fatto la squadra dove abbiamo tanti ragazzi di San Biagio che non hanno giocato mai e che quest'anno si stanno impegnando e c'è qualcuno che gioca e qualcuno che rimane fuori, però si allenano sempre. E poi soprattutto che non succede niente, a noi sinceramente essere antisportivi non ci interessa e vogliamo, ce la vogliamo giocare sul campo e vogliamo essere diciamo onesti. Ecco, ritornando al campionato, sabato prossimo il San Biagio affronta il Tonnarella Beach. Quale insidie può nascondere questo confronto che sulla carta appare abbastanza agevole? Queste partite credo che sono le più difficili perché le partite sono uno e un girone, tutte le partite sono difficili perché squadre scarse io sinceramente non ne ho visto. Noi un po' preoccupati siamo. Infatti speriamo che questa settimana ci alleniamo bene, ci stiamo preparando già da stasera per questa partita che noi sappiamo che dobbiamo portare i tre punti a casa. E che andiamo a chiudere con un'ultima domanda, ci indichi secondo lei il lotto delle sue favorite in questo girone? No, il lotto delle favorite, Furnari su tutti, perché Furnari ha un'ottima squadra. Ha pure la banchina, pure ha una ventina di ragazzi diciamo che hanno giocato in altre categorie. Poi credo ci siamo noi, il Naso che sta deludendo, ma è un'ottima squadra perché pure loro hanno diversi giocatori, ma finora diciamo non sono andati benino tanto bene. Poi credo sempre queste squadre barcellonese, il Pro Tonnarella che è pure buona, e poi diciamo le altre squadre sono sempre difficili da affrontare perché partite facili non ce n'è. Ecco, ringraziamo il presidente San Biagio Marco Dadorante augurandoci un buon proseguo per questo campionato. Ok, la ringrazio.
Dopo la rubrica Linea Diretta va in archivio anche questa puntata 9 di Nebrodi in Campo, puntata ricchissima. L'unica cosa da ricordarvi, che mi sono dimenticato di dirlo in precedenza, è che dal 3 dicembre al 17 dicembre c'è la finestra riguardante la campagna di trasferimenti, quindi le squadre che hanno di bisogno di giocatori si rafforzeranno in questo periodo per puntare alla vittoria dei campionati oppure alle griglie dei playoff. Altra cosa che mi rimane da dirvi è un ringraziamento a tutti coloro che al solito ci hanno aiutato, hanno collaborato alla realizzazione di questa puntata. E tutti i contatti stanno scorrendo in sovraimpressione, quindi mi rimane solo di darvi il buon proseguimento di serata, il buon proseguimento di fine settimana e ci vedremo la prossima settimana con la puntata 10 di Nebrodi in Campo. Grazie e buonasera.